Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro gli ultimi stampi che ho acquistato da AliExpress. Vediamo un po'. Oh, questi sono lo stampo dei Minion. No, vabbè. Cioè, dopo 2 mesi ce l'hanno fatta. Allora, questo è lo stampo dei Minion. Guardate, è bellissimo. Sono tutti e due uguali, sia uno che l'altro. In realtà è un po' sottile. Nel senso, guardate com'è sottile, però è veramente fatto benissimo. Adesso non so se la fotocamera riesce a mettervi a fuoco tutti i dettagli. Guardate, oddio, non vedo l'ora di farlo, anche se non so come fare a colorare tutti quanti questi dettagli, ma ce la posso fare. E poi sì, la stampa di Olaf, oddio, l'ho desiderata da una vita praticamente. Eccolo, meraviglia, io adoro Frozen, adoro Olaf. E sono due, sta in due posizioni diverse, questo e questo qui. E anche questo, ragazzi, è perfetto. Non so se riuscite a vedere tutti i dettagli, guardate, è fenomenale. Questi stampi sono fantastici. Come sempre vi lascio tutti quanti i link giù nell'info box dei vari venditori dai quali li ho acquistati. Altri due pacchettini freschi freschi di postino. Vediamo un po' che cosa sono. Ho capito. Voilà, due penne. Per chi non lo sa, io sono appassionata di sono malata di cartopazia. Sì, ebbene sì. Ho visto un video recentemente di Daniela del canale Miss Creamy Creamy, e anche lei appunto è appassionata di lettering e aveva consigliato queste penne, diciamo, per un basso budget. E siccome io voglio iniziare appunto a scrivere in maniera più decente, ho pensato bene di prenderle. Sono queste penne qui, si legge solamente questo, Genvana, e poi sono tutte quante scritte in cinese, quindi non si capisce un tubo, e però sono così. Wow, no vabbè, ciao proprio. Questa non vedevo l'ora che arrivassero per iniziare a fare degli esperimenti per il lettering. No vabbè. E questa, sempre la stessa marca. No, sono diverse. Se vi interessa un video sul lettering, su come mi sto, insomma, come sto imparando, sempre da YouTube, fatemelo sapere, magari vi faccio vedere i miei progressi. Adesso potrò iniziare sul serio. Sticker! Sticker di Moland, che carini! Poi c'è questo. Questo so io, con la macchinetta fotografica. Ah, questo pure si stanno facendo la foto in due. Che carino! Tutti questi. Questo qui. Carino. Poi abbiamo questo, che sono più piccolini, questi con tutti questi cosini carinissimi, e infine questo, bellini. Sì, ci piace. Altro pacchettino. Da cosa c'è, da cosa tocco, forse ho capito già che cos'è. Vi avvicino un po'. Sono gli stampi di Sailor Moon, degli scettri, e sono, ecco, questo qui della seconda serie. Guardate che bello. Questo qui, e poi questo, che è la chiave di Kibyusa, non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere questa. Non vedo l'ora di provarla con la resina. Da quello che vedo sembra perfetto. Altro pacchettino, e penso l'ultimo degli stampi che stavo aspettando. E questo, quindi adesso finalmente è mio, ed è quello degli è quello degli occhietti, che poi sono tutti quanti brillantati. La qualità mi sembra ottima. Ok, quindi come al solito poi lo proveremo in un altro video. Quindi niente ragazzi, questi sono i miei stampi che ho acquistato nell'ultimo periodo. Io spero che vi siano piaciuti, vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao, fate bravi!